Allora, inizierei magari anche un po' a parlare di lei, no? Prima di passare alla storia di suo marito, perché sicuramente anche lei ha dei ricordi diretti, no? Sull'inizio della seconda guerra mondiale. Soprattutto i giovani trattano la seconda guerra mondiale come qualcosa di accaduto in un tempo così lontano, no? Che sembra quasi solo storia dei libri, no? Invece, insomma, sono 70 anni, non è neanche per così tanto tempo, no? Quindi è molto bello avere ancora delle testimonianze dirette su quella che è stata la guerra, poi per una quasi bambina all'epoca. Dunque, io avevo 10 anni nel 40, perché sono del 30 come Marcella, e avevo finito la scuola elementare e dovevo iniziare la prima media, ed era il primo anno che era andata in vigore la riforma Bottai, per cui avevano tolto i primi 3 anni del ginnasio, avevano unificato la scuola media. E dei ricordi della guerra ce li ho ben precisi. Il primo, è quello che non dimenticherò mai, è stato quando Mussolini annunciò il 10 di giugno l'entrata in guerra con quel famoso discorso. Noi eravamo a sentirlo e praticamente imbevuti come eravamo dell'ideologia fascista, che a tutti i livelli, dai libri di lettura, non parliamo della scuola, era tutta un'osanna al regime, ci mettemmo a gridare, insomma, a battere le mani, entusiasti. E fummo bloccati da mio padre, che è volontario della Grande Guerra, repubblicano, mazziniano, e quindi non proprio in sintonia, ci bloccò e disse: fermi, dice, voi non sapete che cos'è la guerra. Quello me lo ricordo proprio nettamente. Poi, logico, i primi 3 anni ci furono comuni a tutte le persone, gli sfollamenti, un po' gli spaventi, più che altro anche il razionamento, il tesseramento. Noi eravamo una famiglia di 6 persone, 3 figli, io ero la più piccola, e praticamente consumavamo più di 3,5 kg di pane al giorno, perché eravamo sempre affamati. Certo. E rimanere con 175 grammi a testa fu abbastanza dura. Mio padre poi era una persona, un idealista, una persona molto retta, così non voleva ricorrere alla borsa nera, non solo, ma il primo anno, siccome aveva un piccolo potere nell'aretino, dette coscienziosamente tutta la farina, quello che doveva dare all'ammasso, lo chiamavano, cioè allo Stato, insomma, al governo. E gli anni successivi poi invece qualcosa mise da parte per poter sfamare la famiglia. Poi dopo l'8 settembre le cose peggiorarono. Noi abitavamo in un condominio non molto grande che era vicino alla stazione ferroviaria di Prato, abitavamo a Prato, quindi al di fuori delle mura del centro, diciamo, di Prato, e ovviamente era un bersaglio per i bombardamenti. Il primo si ebbe nel settembre, ma fu breve, mentre ricordo perfettamente l'11 novembre del 43, un bombardamento molto lungo, terribile. Noi avevamo il rifugio perché la casa era stata fatta durante il periodo di guerra, quindi aveva il rifugio, e praticamente ci furono dei morti e si ebbe un grosso spavento. In seguito al quale, i primi del 44, la famiglia si divise. Mio fratello era stato richiamato e quindi era a Firenze. E il babbo mio non poteva lasciare il lavoro perché era un lavoro di responsabilità, e noi invece, mia sorella, io, la nonna e la zia, fummo mandati in campagna. E così iniziò il periodo dello scollamento, della separazione, non sapere niente di mio fratello, finché all'inizio dell'estate, proprio sul suggerimento di un generale austriaco che mio padre conosceva per motivi di lavoro, andammo a Firenze, perché Firenze era dichiarata città aperta e quindi era più sicura che non le campagne
dove le truppe che si ritiravano dal meridione, il fronte stava avanzando da Monte Cassino in su verso la Toscana, e disse che non era il caso di rimanere nelle campagne, era meglio andare a Firenze. E allora andammo a Firenze senza sapere dove andare, facendo a piedi il tratto da Calenzano, che è un piccolo paese dove eravamo sfollati, tra Prato e Firenze, con un carrettino con le masserizie sopra, e poi lì a Firenze la stessa direzione dell'ufficio di mio padre ci sistemò bene, e lì abbiamo passato il periodo effettivamente senza avere dei grossi spaventi, però con tanta fame, perché a Firenze non entrava niente, e certo, quindi si sentì abbastanza quella cosa. Passato il fronte si rientrò a Prato e io ripresi la scuola, avevo la licenza media, avevo saltato la quarta ginnasio perché ovviamente eravamo via. Ci fecero dare un esame di ammissione alla quinta, lo superai e iniziai la scuola. Però la cosa più bella, che non dimenticherò mai, fu il 25 aprile, quando di pomeriggio inaspettatamente sentimmo tutte le campane di Prato suonare a distesa, e cos'è, la guerra è finita. Quello è stato molto bello, e fortunatamente mio fratello rientrò, se l'era era scappato nel momento era riuscito a non farsi portare in Germania, era entrato nel Partito d'Azione a Milano e la famiglia si riunì. Però, anche perché giovani oggi che non conoscono la guerra, no? Immagino la guerra solamente come eserciti che si scontrano, no? E poi invece sotto gli eserciti c'è poi la popolazione reale, no? Una bambina di 10 anni che non può più andare a scuola, che non ha più cibo, che deve spostarsi con un carrettino da un paese all'altro, no? Insomma, queste poi sono storie vere di guerra, molto che non semplicemente il gioco geopolitico di soldati, no? Più che altro fu anche per i miei, in maniera particolare, la distruzione della casa. E fu l'unico palazzo colpito da una bomba. E fortunatamente, tutti noi eravamo andati via pochi giorni prima, perché anche il rifugio resistette, ma probabilmente per lo spostamento d'aria. Noi ritrovammo il cemento dentro i bauli che mia mamma aveva messo in cantina. Quindi non so se saremmo sopravvissuti. Però le cose si rifanno. Mia mamma fu molto brava, sostenne il babbo perché era più, forse rimase più colpito lui, e mia mamma invece fu molto brava. E l'essenziale era essere tutti, la famiglia di nuovo riunita. E nel frattempo, in quegli anni, Marcello dove si trovava? Marcello no, non lo... Marcello in quel periodo era a Pistoia, ma ha raccontato dopo. Anche lui ha avuto la casa lesionata, erano sfollati a Montemurlo, dove poi lui fu, nel 44 fu arrestato. E come inizia Marcello la sua attività partigiana? Dunque, devo promettere questo, che Marcello non ha parlato per tanti anni. Lui, io gli ho chiesto dopo come mai, e lui diceva: Mariella, i motivi erano più... Con la famiglia non parlava perché già sua mamma aveva sofferto 13 mesi. Dice: vuoi che gli raccontassi quello che avevo passato? Non era... Le altre persone, non capivano. No, era un dialogo, era un racconto che non veniva recepito, perché non si sapeva niente noi di questo. Si sapeva dei rastrellamenti e che le persone venivano portate in Germania, però in Germania a lavorare, ma dei campi di sterminio non ne sapevamo niente. E quindi, siccome la gente aveva sofferto anche in Italia, aveva patito la fame, le morti, le distruzioni, e se Marcello diceva: ho patito la fame, sì, anche noi abbiamo fatto la fame,
senza sapere che era una fame completamente diversa. E quindi Marcello non ha parlato tanto. Ha cominciato dunque a parlare nel 65, la prima volta che è tornata a Mauthausen, e poi nei primi anni 80, non mi ricordo l'anno preciso, ma era sicuramente prima dell'85, per caso, perché venne ospite da noi, io stavo dando gli esami di terza media e c'era un presidente, il professor Folcari, che era preside della scuola media di Strambino. Venne a pranzo da noi e cadde il discorso sulla prigionia di Marcello. Il professore, che era una persona molto in gamba, disse: ma tu sei meglio di un libro di storia, devi venire assolutamente a parlare ai miei ragazzi di terza. Marcello rimase un po' spiazzato e quando si rimase soli mi disse: Mariella, dice, io non vado, dice, perché mi commuovo, mi metto a piangere. E io gli dissi: tu ti asciughi le lacrime e vai, perché i ragazzi devono, in fondo in terza media, avevano la stessa età di quando lui è stato arrestato. Certo. E allora fu lì che ha cominciato a parlare. Ma se no Marcello non parlava mai. Mi ricordo una volta mio babbo gli aveva chiesto qualcosa, però aveva abbozzato il discorso perché aveva visto che Marcello non aveva piacere di parlare. E quindi come può un bambino di terza media iniziare un'attività partigiana? Perché oggi noi fino a quasi 30 anni trattiamo i ragazzi come se fossero dei bambini ancora, no? Invece all'epoca un ragazzo di 10 anni aveva già un cuore. Lui aveva, sulla scia del padre, il padre era sempre stato, c'è scritto nel libro di Marcello, è sempre stato antifascista, lui aveva avuto il nonno di Marcello, padre di mio suocero, aveva una tipografia lì a Prato che lavorava bene, sulla quale campavano tre famiglie, mio suocero, il fratello che aveva anche lui famiglia e il padre, e fu distrutta dai fascisti perché il nonno di Marcello era un uomo mite, era un autodidatta, una persona... Io non l'ho conosciuto, ma Marcello dice una persona magnifica, buono, come... però era repubblicano, mazziniano, massone, quindi era mal visto, per cui veniva allontanato in caso di arrivi di autorità fasciste, veniva sempre allontanato, sorvegliato, e ebbe distrutta questa... Mio suocero prima fu richiamato in Albania, perché lui aveva fatto la grande guerra come ragazzo del 99, giovanissimi, no? E si era distinto proprio per iniziativa, per coraggio, e aveva raggiunto un'ottima preparazione militare. E quindi fu richiamato quando la famiglia era a Pistoia e lui era insegnante e insegnava anche mia suocera. E c'erano i tre figli, Marcello anche lui era il più piccolo, e fu richiamato. Nel 43, dopo l'8 settembre, lui doveva formare un gruppo di, erano tanti, qualche centinaio di ragazzi, una nuova leva, dove avrebbe dovuto istruirli. Venuto l'8, siccome non avevano ancora fatto giuramento, mio suocero li lasciò liberi. Le rimandò a casa con l'8 settembre. Per questo fu arrestato dai tedeschi, doveva essere fucilato lui e l'attendente, e riuscirono invece di notte a scappare, facendo fuori la guardia che era di sorveglianza, riuscirono a scappare. Andò ovviamente a Prato e lì passò dalla parte, diventò poi il comandante della piazza di Prato dei partigiani. E Marcello, prima mio suocero avvisò i ragazzi, era cognata,
la sorella di Marcello, il fratello, che erano più grandi, e loro aderirono al progetto del padre di praticamente di passare di lavorare anche loro nella maniera in cui potevano con i partigiani. E poi anche mia suocera, anche se lei era logicamente aveva paura per i figli più che altro. E quindi Marcello svolgeva i suoi piccoli compiti, il ragazzo portava il fratello lavorava, aveva compiti più di responsabilità. Marcello, mi sembra, doveva ascoltare la radio, Radio Londra, e doveva portare da mangiare ai paracadutisti che venivano, perché mio suocero era in contatto con Radio Cor a Firenze, e facevano, siccome questa Radio Cor era molto utile agli alleati, gli alleati decisero di potenziare, questo è appunto, Marcello ne parlava sempre, di potenziare questa, e per cui avevano programmato dei lanci di paracadutisti con apparecchi, diciamo, più moderni e più validi. E Marcello faceva la sua parte anche in questo. Ciò che sempre sorprende della resistenza italiana è appunto questo, no? Che è stata una resistenza fatta in realtà sì da persone anche formate, ma molto spesso da persone semplici, e il ruolo delle donne e dei bambini è fondamentale. Anche da donna, sì. Esatto, anche le donne, no? Mia suocera, oltretutto, Marcello appunto me l'aveva raccontato poi, aveva salvato degli ufficiali italiani perché stava passando vicino alla caserma con mia cognata, e questi, siccome i tedeschi erano andati per arrestare, per prendere questi ufficiali che ovviamente non aderivano e cercavano di fuggire, e si erano affacciati a una finestra che era sul retro della caserma, proprio mentre passava mia suocera e mia cognata. Allora mia suocera gli indicò che c'era una porta che potevano uscire, li presero, erano due o tre, dettero i loro soprabiti per coprire le divise e li tennero nascosti in casa finché riuscirono poi a scappare e a salvarsi. Anche il rifornimento del cibo, per esempio, no? Per i partigiani se ne occupavano spesso le donne, cioè era un lavoro molto pericoloso. Sì. Perché potevano essere seguite, potevano essere scoperte, no? I bambini. Lei quando ha conosciuto Marcello? Marcello l'ho conosciuto a 17 anni, perché io facevo il liceo classico, lui il liceo scientifico, tutti e due al Cicognini di Prato. Però ci siamo conosciuti a una festa del CAI, del Club Alpino. Io ero con mia sorella e mio fratello e con i loro amici. Ovviamente erano tutti più vecchi di me. E due o tre erano insegnanti, perché la mia sorella insegnava e quindi erano colleghi. Come siamo entrati e ci siamo accomodati, così Marcello è venuto a invitarmi a ballare, perché una volta usava così, no? Si invitava a ballare. E le prime parole che mi ha detto sono state: mi facevi pena in mezzo a tutti quei professori. Perché infatti due erano anche professori suoi, perché uno era l'insegnante di lettere e l'altro l'insegnante di matematica. E disse, proprio parole testuali, mi facevi pena in mezzo a tutti quei professori. Questo fu il primo incontro. Poi ogni tanto ci vedevamo sempre alle festicciole studentesche e così, però impegnati tutti e due negli studi. Lui aveva recuperato un anno perché aveva perso due anni di scuola, con l'aiuto della madre, che è stata bravissima, mia suocera era una donna eccezionale, veramente. Ha recuperato un anno e quindi era impegnato poi con la maturità. Io avevo fatto la maturità e iniziato poi l'università, e ci vedevamo ogni tanto alle feste. Finché nel 53, io ero già laureata, lavoravo in farmacia. E Marcello invece aveva ancora un anno davanti, anzi due, uno e mezzo, perché la chimica erano 6 anni, farmacia allora erano 4 anni.
no, 5 anni chimica e 4 farmacia. E io ero libera, avevo la giornata di libertà e decisi di andare a Firenze a trovare una mia amica. Era aprile, una bellissima giornata. In treno trovai Marcello, che ci mettemmo a chiacchierare e io dissi, ma dico, tanta nostalgia della vita universitaria, perché effettivamente per me erano stati 4 anni quelli universitari molto belli, molto sereni, molto allegri, belli. Ah, dice, dai, vado a lezione, vieni a lezione con me. E allora andai a lezione con lui. E ovviamente ci fu un po' di problemi con gli amici di Marcello e poi ci lasciammo, io andai dalla mia amica così. Da allora lui cominciò a venirmi a riprendere la sera in farmacia e ci siamo fidanzati. Poi ci siamo sposati i primi di gennaio del 56, perché nel 55, dunque Marcello si era laureato. Prima si è laureato in mineralogia, era entrato come assistente lì alla facoltà di mineralogia. Se non che il suo professore di scienze dei metalli li trovò nella primavera del 55, il posto in una ditta che aveva lo stabilimento a Val d'Aosta e la direzione a Milano e fabbricava elettrodi per saldatura. Ovviamente Marcello accettò, anche con un po' di dispiacere di sua madre che vedeva il figlio di nuovo andare lontano. E purtroppo per gli inizi dell'estate del 55, mentre Marcello era lontano, la madre si ammalò di un male molto grave che non gli ha lasciato scampo e mancò il 3 d'agosto del 55. E per Marcello è stato un dolore enorme, veramente grande, perché la madre, a parte che era giovane, aveva 57 anni, ma poi era stata per lui un appoggio grandissimo, un aiuto molto grande. E allora decidemmo di affrettare, anche se era il primo impiego, quindi lo stipendio era molto piccolo, noi dovevamo vivere a Milano, Milano è una città cara e tutto, però decidemmo di sposarci, anche perché era stato il desiderio di sua mamma di non lasciarlo da solo. Yes. E così iniziò la nostra vita a Milano. A Milano lui ha ritrovato, rivenne in contatto con l'ANED, cosa che non aveva mai fatto prima. Mi ricordo una bellissima conferenza dell'avvocato Maris, che è stato per tanti anni presidente dell'ANED, andai anch'io, e attraverso appunto l'ANED entrò in contatto con molti ex deportati, ricordo l'avvocato Valcarenghi e altri, e riprese un po' di contatto. Mi ricordo sempre che andai io a pagare in centro lì a Milano, alla sede dell'ANED, della tessera, perché Marcello non era stato iscritto prima, invece prendendo appunto questi contatti di nuovo, volle iscriversi all'ANED. E andai e appunto spiegai di che sono venuta per la tessera di Marcello Martini. Sento una voce nell'ufficio, Marcello Martini, classe 1930, il più giovane deportato politico italiano, laureato in chimica. Mi aspettavo che dicesse anche di che colore aveva i calzini la mattina, sapeva tutto di Marcello. E lì appunto riprese dei contatti, però sempre non parlando, sempre stando, finché si arrivò al 65, nel frattempo lui aveva cambiato lavoro perché aveva avuto dall'Alfa Romeo di Napoli, sezione Avio di Pomigliano d'Arco, l'offerta per un lavoro come esperto in saldature, come per un lavoro per la costruzione di un aereo insieme con l'Inghilterra, con l'America o altro. E chi gli aveva prospettato il lavoro era proprio quel Guido Focacci,
che praticamente era stato il suo appoggio, il suo aiuto, il suo cosa nel, durante la prigionia, perché Focacci lavorava insieme a mio suocero tramite Radio Cora, e si occupava lui per il lancio dei paracadutisti, quindi aveva incontrato anche mio suocero lì a Prato, nei dintorni di Prato. E quando Marcello dalle murate fu mandato a Fossoli, che era un campo di smistamento, di sosta, mi raccontò Guido che vide questo ragazzo che piangeva da una parte. E a pensare, Marcello era stato strappato dalla famiglia, dove era un po' più piccolo, un po' il cocco di casa. Poi aveva passato dei giorni lì alle murate, poi era stato preso, buttato lì a Fossoli, e quindi piangeva. Guido gli si accostò e gli chiese come si chiamava, chi era, e quando capì che era figlio di mio suocero, insomma, che era, lo prese sotto la sua protezione. Per cui è stato sempre quello con Guido un sodalizio enorme. Addirittura al fratello, una volta me lo raccontò il fratello, disse: a te non voglio bene, voglio bene a Guido perché lui mi ha salvato e tu non hai fatto niente. Il fratello se l'ha prese, lo scusò, perché era i primi giorni che era ritornato dalla prigionia. E quindi Guido gli aveva offerto questo lavoro, per cui era stato tanto in America. Poi eravamo stati a Napoli, nel 65 eravamo di nuovo a Milano e fu organizzato lì a Milano dai Grandi Viaggi un pellegrinaggio per il 5 di maggio a Mauthausen, e in più con l'inaugurazione del campo di Busan, il sacrario, il memoriale di Busan. E quella fu la prima volta che lui ebbe il coraggio di tornare. Fu la prima volta che ritornammo a Mauthausen, e mi fa piacere parlarne perché è un ricordo che ho bellissimo. Era l'anno, scusi, 1960? 65. Era il ventesimo anniversario della liberazione di Mauthausen, però c'era l'inaugurazione di Busan. Busan era un sottocampo di Mauthausen alla distanza di un 7-8 chilometri, ed era perfino più grande di Mauthausen, però diverso come conformazione, cioè si estendeva in pianura, mentre invece Mauthausen è una roccia forte sul colle. E lì a Busan la cittadinanza e i cittadini, finita la guerra, avevano smantellato il campo in maniera indegna, cioè costruendo villette, amene, giardini, fiori, bambini e tutto quanto. Era rimasto solamente l'ultimo crematorio, l'ultimo forno crematorio, e lì nel forno crematorio ci giocavano i bambini, ci cresceva il prezzemolo e ci giocavano i bambini. Allora una commissione internazionale, anni prima, di cui faceva parte l'architetto Bergioioso e una personalità che si chiamava Sordo di cognome, che aveva il fratello sacerdote che era morto lì a Busan, poi altre personalità, francesi, inglesi, tutte persone che avevano avuto, hanno comperato l'ultimo fazzoletto di terra intorno al crematorio, e l'architetto Belgioioso ha costruito questo memoriale. Ora è un pochino snaturato, ma quando lo vidi io nel 65 era bellissimo, perché era un camminamento quasi circolare tra muri alti in cemento che portava al crematorio. E il giorno dell'inaugurazione fu bellissimo perché parteciparono tutte le nazioni che avevano avuto i morti lì. Però in questo viaggio, quando Marcello, devo permettere che nel Pullman c'era un gruppo di studenti della scuola superiore, con la media superiore,
accompagnati da un professore abbastanza giovane che però aveva militato come partigiano. Questi ragazzi erano stati scelti tra non solamente i ragazzi più interessati, coinvolti anche nello studio, ma anche dei colori politici diversi, quindi c'era il democristiano, c'era il comunista, c'era il liberale, e nel pullman diciamo che si sentivano, nel senso che parlavano, discutevano, paroloni, sembrava che volessero rifare il mondo, insomma, non arroganti, per carità, simpaticissimi, però ragazzi impegnati e chiacchieroni. Come entrarono nel campo, cambiarono completamente, ammutolirono. E sentendo che Marcello spiegava a me e a suo padre i vari posti, piazze dove lui era stato mezzo nudo a aspettare, cose, dove c'erano le docce, poi la baracca, il campo di quarantena, questi ragazzi istintivamente si accodarono a Marcello e logicamente Marcello piangeva, si commuoveva perché era la prima volta che rivedeva, e questi ragazzi silenziosissimi però ogni tanto dopo osarono anche fare delle domande e fu la prima volta che Marcello ebbe il contatto con i giovani. E fu bellissimo, veramente bello, anche vedere la trasformazione di questi ragazzi. Poi però Marcello rimase in contatto con degli ex deportati, con quelli che aveva conosciuto a Milano, un altro di Roma, simpaticissimo, che era un bravissimo pittore, lavorava un miniaturista veramente di valore, lavorava per il Vaticano. È venuto sovente ospite da noi al mare. Agnello? Però non rimase lì, ecco, non intraprese, non sentì ancora il bisogno, non ebbe neanche l'occasione di poter testimoniare. Fu proprio invece nei primi anni dell'80 il contatto con questo preside che gli dette la via, e ci aggiunsi anch'io una discreta spinta. Quella cosa che accumula tutti i sopravvissuti è quella di non volere, poi quando si trovano davanti a dei ragazzi, no? Giovani, poi si iniziano in qualche modo. Lui disse proprio nelle parole testuali, disse: Mariella, ma io mi metto a piangere. E io gli dissi: lo capisco, lo capiranno anche loro. E ho detto: però ti asciughi le lacrime e vai avanti. E infatti le prime volte si commuoveva abbastanza. E capitò una volta proprio in una classe un allievo mio, particolarmente sensibile, un allievo che ricordo con tanto affetto perché era un ragazzo particolare, non resse, si mise a piangere, dovette uscire mentre Marcello parlava. Gli altri ragazzi invece facevano domande, soprattutto Marcello prediligeva le quinte elementari e la media, perché erano quelli poi delle elementari, erano di una spontaneità unica, ma delle cose tra le prime elementari di tanti anni fa, dove Marcello è andato e si presentava ai ragazzi più piccoli come il nonno Marcello, ovviamente, e l'insegnante, la maestra, molto intelligentemente, il giorno dopo dette un foglietto di quaderno a ognuno e disse: scrivete le vostre impressioni sul racconto di nonno Marcello di ieri, quello che avete provato. Non gli corresse neanche gli errori di grammatica, li prese proprio così come erano, ma sono meravigliosi. Quello che non era venuto fuori, dice: meno male, dice che quando Marcello, dice, era in infermeria, tenuto da quei medici francesi per via del piede, no? Medici francesi a rischio della loro vita, lo tennero per 2 mesi, poteva
riposarsi, avere un letto, una branda tutto per sé e poi anche mangiare qualcosina di più. Questo le ha probabilmente dato una maggiore forza per affrontare il resto. E dice, meno male che Hitler non se n'è accorto. Cioè, frasi spontanee, bellissime di questi bambini. E a lui piaceva molto. Dell'esperienza del campo, lui racconta anche degli spostamenti, delle marce fatte sotto la neve per spostarsi da un campo all'altro. A cosa si dedicava di fatto nel campo di Mauthausen o di Gusen? Dunque, lui a Mauthausen rimase nel campo di quarantena. La quarantena, ci spiegò lui, non c'entrava con la quarantena di oggi, con il fatto di malattie o altro, ma era un campo di isolamento rispetto al campo libero, tra virgolette, che era dato a quei detenuti che potevano, quei deportati, che potevano passeggiare anche nelle zone più ampie. Invece chi era nel campo di quarantena era completamente isolato nella baracca, non poteva avere contatti neanche con la baracca accanto. Lui ha avuto diverse, almeno due o tre revisioni, cioè passavano in rivista quelli più macilenti, li chiamavano il giorno dopo e andavano alla camera a gas, e rimase nel campo di quarantena finché, la data precisa non me la ricordo, furono chiamati per essere mandati al Wiener Neustadt a lavorare, perché logico che dovevano praticamente lavorare fino all'ultimo, non dovevano star senza venire. Lì lui era sempre insieme con Focacci, Focacci aveva 30 anni, lui era un ragazzo di 14 anni, riuscirono, non so se tramite Guido, a farsi assegnare nello stesso campo, perché avrebbe dovuto andare solo Guido e non Marcello, e invece riuscirono a non separarli, riuscirono a rimanere insieme lì a Wiener Neustadt, dove lavoravano, facevano i pontoni, quelle delle barche, delle cose. E lì Marcello ebbe l'incidente del piede, gli cascò un ribattino rovente dentro lo zoccolo, che gli produsse una piaga, il piede si gonfiò, altro fu mandato in infermeria, curato come con la carta igienica per manganato e con quello che capitava, e poi dopo, quando fu dimesso, il piede grosso modo si era un pochino rabberciato, fu tolto, mandato via da Vinerno, separato da Guido e mandato invece a Interbrühl. E a Interbrühl lavorava nelle sigrotte, cioè in quelle grotte sotterranee. Lì c'era una miniera di gesso che si era esaurita e le caverne, le grotte, si erano riempite di acqua. Ed è tuttora il lago, credo, il lago sotterraneo più grande d'Europa. I tedeschi ovviamente avevano prosciugato il lago con le idrovore e vi avevano impiantato lì nelle sigrotte la lavorazione di uno dei primi aerei a reazione. Logicamente, siccome per accedere alle sigrotte si scende lungo una galleria molto stretta da cui passavano i carrelli con il materiale, veniva fatta solo la fusoliera e non le ali. E Marcello lavorava, faceva dei pezzi elettrici lì scendevano, avevano il campo circondato dal filo spinato con la corrente elettrica e sorvegliato sopra, e scendevano nelle sigrotte attraverso un pozzo tuttora esistente, lungo il quale correvano delle scale in legno messe a zig zag, e in queste scale strette in legno, nei pianerottoli c'erano le SS con i manganelli e dovevano scendere in fretta, ma c'era
il cambio del turno, quindi quelli che scendevano e quelli che salivano, e tutti di corsa, altrimenti gli arrivavano le nervate sulla schiena. E io mi domando come nessuno sia mai caduto, perché a vederlo ora, tant'è vero, è la prima volta che siamo andati a Interbrook con Marcello, nell'89, Marcello rimase meravigliato perché dice: io questo pozzo me lo vedevo, me lo ricordavo grandissimo, però pensavo che fosse la mia immaginazione a ingrandirlo. Invece quando è tornato lì nell'89 ha visto che effettivamente il pozzo era veramente grande, enorme, e scendevano giù a lavorare, facevano i turni 12 ore di giorno e 12 ore di notte. E lì è successo un fatto che Marcello qualche volta ricordava, ma non sempre ne parlava, che una notte mentre lavorava, probabilmente mancanza di mangiare, il sonno, la stanchezza, si è addormentato, e si è addormentato con la fronte appoggiata al cacciavite con cui lavorava. Questo non era ammesso dalle SS, quindi minimo si prendeva una scarica di botte, se non addirittura un colpo di rivoltella. Passò l'SS e dice Marcello: io non so, dice, se probabilmente mi vide, ero talmente buffo, gli dette uno scrollone e se ne andò via ridendo. E questo è stato l'unico atto, diciamo, umano, tra virgolette, che ha ricevuto dai tedeschi. Di solidarietà tanta dai compagni di prigionia, non parliamo di Guido, ma anche da altri compagni di prigionia. L'hanno protetto già quando era a Fossoli, e logico, cercavano di proteggerlo, ma da parte degli SS e dei capo, che erano ancora peggio degli SS, i capo baracca, i cosiddetti capo, che erano poi anche loro prigionieri, addirittura delinquenti comuni, che per avere una vita migliore erano stati preposti a fare la spia e a tartassare e a sorvegliare gli altri. Quelle solidarietà hanno. Qualche volta, diceva, lì a Interbrull, siccome lavoravano nella fabbrica anche parecchi civili, qualche volta qualcuno gli portava un frutto, un pezzetto di pane, ma poche cose. A Mauthausen, quando passavano inquadrati, macilenti, con gli zoccoli, con queste divise, magri e ridotti come erano a scheletri, la popolazione locale sputava addosso, gli tirava i sassi. Come si rapportava dopo la guerra con gli aguzzini? Se è possibile saperlo, perché poi sono chiaramente cose molto interiori, che è anche difficile, come parlava poco del tema, anche magari difficile capire, ma qual era la sua, c'era rabbia, rancore, c'era una sorta di comprensione, di logico. Allora, un ragazzo di 14 anni strappato alla famiglia, che va a finire in un inferno di quel genere, non potete pretendere che non provasse rabbia, soprattutto i primi tempi del ritorno. Io racconto di mia sorella, della sua sorella, mi diceva che mentre si trovavano in campagna, perché per farlo riprendere, era ritornato in uno stato disastroso, nonostante che diciamo gli ultimi tempi mangiasse, anche perché cercavano di fregare un po' gli americani, no? Quindi trafugare roba, si arrangiava a mangiare e tutto, però era ridotto malissimo. In una relazione di mio suocero al comando alleato, siccome mio suocero come comandante della piazza di Prato, la liberazione di Prato, si era unito agli alleati e
aveva collaborato, aveva fatto diverse relazioni. In una di queste che ho letto c'è scritto proprio, dice: mio figlio è rientrato dalla Germania, è stato prigioniero a Mauthausen, e dice: fa ribrezzo. Mi meravigliai proprio, da dire, per come faceva, diciamo, fisicamente effetto, perché aveva il ginocchio più grosso della coscia, quindi era ridotto malissimo. A parte poi che non sapeva più stare in famiglia, lui aveva paura dei familiari. Se mia suocera, questo me l'ha detto lei, allungava una mano per accarezzarlo, Marcello si tirava indietro e si buttava sul mangiare come una bestiolina. Una volta c'era il bollito e c'era l'osso del ginocchio e lui cominciò a rodere questo osso del ginocchio in maniera famelica e la mamma gli disse: Marcello, guarda che c'è anche la carne. E lui gli rispose: quest'osso in Germania mi sarebbe bastato una settimana. Quindi era ritornato. E per cui quando lo mandarono in montagna, lì a mezza collina, a Monghidoro, e con i fratelli, lì c'erano dei campi di raccolta dei tedeschi, dei soldati tedeschi in ritirata, che passavano in colonna. Questo me lo disse mia cognata. Dice: lui obbligava i fratelli, spingeva i fratelli a sputare addosso a questi soldati. Dice Anna: dice, a me facevano pena perché erano logicamente abbacchiati, avviliti, messi male, una popolazione vinta. E invece Marcello li spingeva, dice, perché quando passavamo noi ci tiravano i sassi e ci sputavano addosso. Quindi la rabbia da principio c'è stata. Poi Marcello ha come seppellito, cioè è rimasto latente ma sepolto tutto questo passato, ha metabolizzato, anche perché poi si è impegnato tantissimo nello studio, si è impegnato nella ginnastica, aveva avuto un bravissimo professore, è iscritto all'Etruria, il professore responsabile dell'educazione fisica, sapendo la sua storia e vedendo come era ridotto da un punto di vista muscolare, gli aveva fatto fare un mucchio di ginnastica extra. Lui era molto grato perché gli aveva fatto recuperare, tant'è vero che partecipò anche sui 16-17 anni alle giochi, quelli che oggi sono i giochi della gioventù internazionali a Venezia. Quindi impegnato in tutto questo, ripresa l'armonia familiare, il contatto con i fratelli, impegnato, aveva come seppellito, però ogni tanto veniva fuori qualche cosa. Per esempio, da Venezia scappò da un vaporetto che era pieno di ragazzi durante questi giochi, perché era pieno di ragazzi tedeschi e lui non poteva sentire parlare tedesco. Scese dal vaporetto e se ne andò. Quindi venivano fuori come dei rigurgiti se c'era un motivo, ma altrimenti non parlava, anche perché proprio era impegnato prima nella vita dello studio, poi nella vita di lavoro, fino appunto a arrivare poi alla coscienza, invece alla consapevolezza di che era un dovere testimoniare e parlare. Però per quanto l'abbiamo conosciuto noi quando siamo venuti da lei e abbiamo parlato con Marcello, Marcello è accomunato, e poi Diego, che ne incontra tanti di ex deportati, sicuramente mi potrà confortare in questo, era accomunato da un sentimento che noi difficilmente riusciamo a capire, accomunato con ad esempio la senatrice Segre e altri, che è la rabbia per aver vissuto quegli anni terribili senza provare però odio, il rifiuto dell'odio misto alla rabbia. Noi no, non odio no, non gli ho mai sentito parlare di vendetta, di acrimonio, era solo una intolleranza, direi quasi a livello fisico. Poi ovviamente è maturata. L'intolleranza era appunto che non sopportava, per esempio, chi
cercava di minimizzare o di nascondere quello che era stato. Lì si inalberava. Io mi ricordo perfettamente una serata in casa di persone squisite che ci avevano invitato a vedere dei filmini su un viaggio in Egitto, ed c'era per l'appunto ospite casualmente un signore tedesco di un 40-45 anni che era in rapporto di lavoro col proprietario del capofamiglia, insomma proprietario della casa. E quindi ci ritrovammo a parlare tutti insieme. Era il periodo dei desaparecidos argentini, no? E cadde il discorso su questo e questo tedesco, che parlava bene italiano, cominciò a parlare dei campi di sterminio. Era il periodo un po' del revisionismo, quando cercavano di nascondere, di diminuire, non c'era ancora doveva essere gli anni 80 anche quelli. Non c'era ancora la ripresa della memoria, e quindi anche tramite la televisione, i viaggi e tutto quanto. Per cui amano, no, erano poche. Io vidi la faccia di Marcello diventare rigida, come inamidata, no? Lo guardai e logicamente eravamo ospiti, non si poteva. E allora Marcello con molta calma ribatteva con dati di fatto, perché poi Marcello aveva approfondito le sue conoscenze storiche anche da un punto di vista proprio di conoscenze, e le ribatteva, per esempio, i campi di sterminio, sì, erano poche, e lui diceva, no, erano più di 1000, così e così. Poi le categorie, che erano con molta calma. Io cercai di sviare il discorso, mi riuscì, però questo tedesco ci ritornò sopra. E allora Marcello a un certo punto non resse. E conclude dicendo, perché sai, io c'ero là, questo muto lì. E no. Poi Marcello si scusò con gli ospiti, disse, però fu molto bravo perché riuscì a contenere, diciamo, la cosa, però in fondo non resse, disse, perché sai, dice, io ero uno di quelli, c'ero là. Certo. Ecco, quando aveva queste cose veniva fuori però mai sentito parlare di odio, mentre abbiamo parlato diverse volte di perdono, e specialmente durante una conferenza a Prato molto interessante a cui avevamo partecipato perché volevano la sua testimonianza, ed erano presenti dei sacerdoti, e logicamente un sacerdote disse che bisognava perdonare o altro. E Marcello disse sì, dice, io potrei perdonare se uno mi chiede il perdono, se si dimostra pentito. A me nessuno mai mi ha chiesto di perdonare, non aveva perdonato. Ma questo lo accomuna, è questo che a volte mi stupisce, perché persone che forse non si sono mai incontrate o solo occasionalmente, parliamo di Liliana Segre, beh, Italo Tibaldi sì, perché Martini lo conosceva, tutti quando li abbiamo incontrati ci hanno detto perdonare vuol dire dimenticare, perdonare si può fare solo se qualcuno in qualche modo cerca di riparare il male, esatto, che ha fatto. Esatto, come diceva Marcello, diceva, se uno me lo chiede, se si dimostra pentito. Ma non. Certo, e però nessuno di questi personaggi, nessuno di chi è stato lì odia, e perché ci spiegavano, e ce lo diceva Marcello, lo sa benissimo, quando siamo venuti lì, ci diceva, noi abbiamo provato gli effetti dell'odio, perché quello sì, che abbiamo vissuto sì. Noi sono gli effetti dell'odio, quindi odiare porta lì. È un sentimento comunque complesso e difficile. Io non so se riuscirei a provare rabbia senza odio, senza rancore, mentre loro riuscivano a scindere la rabbia per quello che hanno vissuto dall'odio e dal rancore verso quelle persone. È una nobiltà d'animo che noi non abbiamo, non avremo. Ed era, ha ragione, perché era comune a tutti. Era un po' un minimo comune denominatore per tutti quanti.
questa qui. Quello che volevo sottolineare parlando di Interbrühl, che non so se conoscete, è stata bellissima la differenza tra il comportamento di Gusen con quello di Interbrühl. Allora, in tutte e due c'è stato un campo. Allora, Gusen è molto più grande, così, però la cittadinanza ha cercato di nascondere fino all'ultimo, diciamo, quello che è stato. Mentre invece a Interbrühl è stata proprio la cittadinanza, i cittadini stessi, che hanno voluto costruire nel punto dove sorgeva l'infermeria del campo, che è una radura in mezzo a un boschetto, hanno voluto comperare quell'appezzamento di terreno e erigere un sacrario. E questo sotto la spinta di un sacerdote locale, di padre Janes, che si era prodigato anziano, si era, diciamo, fatto un po' come promotore di questa iniziativa, però tutta la cittadinanza l'aveva seguito, si è tassata, ha comperato questa cosa, ha eretto questo un cippo, ha messo un cippo con il ricordo dei 50 prigionieri che, non potendo camminare e quindi partecipare alla marcia della morte, con cui Marcello anche fu riportato a Mauthausen da Interbrühl, praticamente furono uccisi questi 50 prigionieri con una puntura di benzina al cuore. Marcello era uscito dall'infermeria sempre per problemi al piede una settimana prima, altrimenti sarebbe rimasto anche lui. E lui si ricorda di aver visto dei fagotti enormi, tipo mummie, trasportati dall'infermeria, portati via, ed erano questi che sono morti. Quindi è molto bello che la popolazione di Interbrühl abbia voluto ricordare, e noi siamo andati all'inaugurazione di questo sacrario nell'89, nell'autunno dell'89. Ed erano i superstiti, c'era Marcello, che era l'unico, e un polacco anziano con cui Marcello poi ha stretto amicizia, che è venuto a trovarci in Toscana, ed erano loro due. Poi c'era un terzo austriaco, però su questo terzo Marcello metteva molti dubbi, perché aveva l'idea che fosse dall'altra parte della barricata e che non fosse propriamente un deportato. Fu una cerimonia molto bella e tuttora padre Janes è mancato e è subentrato padre Jacob, che è una persona splendida. Ha tradotto in tedesco il libro di Marcello e poi ci ha chiesto ora di recente, è in contatto con mia figlia tramite via telematica, parla abbastanza bene italiano, è sempre stato vicino quando Marcello stava male, chiedeva notizie, ha chiesto la storia della famiglia di Marcello, proprio il padre, la madre, dei fratelli, e la storia anche della nostra vita matrimoniale. Allora io gliel'ho scritta, l'ha mandata e lui ne fa un libro, corredata anche ho voluto anche le fotografie, e fa un libro e dice che Marcello nelle cerimonie è sempre il primo a essere ricordato. Anche ora di recente, quando è stato in gennaio, e anche per il 5 di maggio, per la liberazione di Mauthausen, nonostante la quarantena, hanno organizzato una cerimonia per cui un gruppo di cittadini, uno per volta, è andato in questo sacrario con una candela accesa. Molto bello. Quindi c'è questa differenza di comportamento tra due cittadine, tutte e due colpite, diciamo, da questo orrore. C'è una differente sensibilità anche nelle popolazioni, quindi, che c'erano là. Tra l'altro, fra gli argomenti spinosi, mi ricordo che Marcello ci raccontava, c'era proprio il fatto che al momento della liberazione, ovviamente, furono liberati tutti i prigionieri e i capò,
che peraltro erano prigionieri diventati capo, e spesso, sì, e spesso dopo fare la differenza fra chi era prigioniero e chi era capo è diventato difficile. È diventato difficile. Un'operazione ancora oggi difficile, perché rischiamo veramente di confondere i ruoli dell'uno e dell'altro, perché chi fece il capo ovviamente poi si spacciò, diciamo così, per prigioniere, non per capo. Insomma, è un'operazione difficile. Però anche con i capo, Marcello, che ha sempre detto che erano peggiori dei nazisti in molti casi, però anche nei loro confronti non aveva odio, perché anche se erano passati di là, in qualche modo non li giustificava, ma li capiva in qualche modo. Sì. Però uno lo trovarono a Bolzano, mentre rientravano in Italia con Focacci. Ne trovarono uno, però lo denunciarono. Certo, certo, fecero il loro dovere, sicuramente, fecero il loro dovere, però questi sentimenti che solo loro sono in grado di provare, che ci stupiscono e che forse dovremmo imparare a vivere. Marcello aveva una cosa, io la chiamavo un po' il pudore dei propri sentimenti. Cioè, quando raccontava la sua storia, non usava mai dei toni drammatici o foschi o tragici. Cercava sempre di diminuire, di diluire, a volte anche addirittura di, non dico di scherzare, ma di sorriderci. A volte anche troppo lo sgridavo, perché io lo seguivo parecchio quando nelle trasferte, cioè quando siamo stati a Bari, siamo stati in tanti posti dell'Italia, dove lo chiamavano, lui andava sempre, no? E a volte io stavo sulle spine, perché lui cercava di nascondere un po' le proprie emozioni. E io dissi, non è giusto. Perché tu parli dei ragazzi, i ragazzi devono capire, sapere quello che provavi te come ragazzo. La tua testimonianza è quella, tu devi raccontare. E allora a volte ci riusciva, a volte invece mi faceva un pochino arrabbiare, perché no, diluiva un po' troppo. E questo se ne accorgevano anche dei bravissimi professori di storia, quelli che lo invitavano, no? Che era molto in gamba. Anche loro a volte se ne accorgevano. E quindi diciamo, aveva questa. Una volta a Cracovia, mi ricordo, proprio fu un giornalista molto bravo che gli chiese, dice, mi meraviglio, perché dagli altri non aveva mai avuto questa sensazione. Dice, come fa lei a parlare? Dice, come fa a parlare in maniera, diciamo, discorsiva, abbastanza serena, quasi. E Marcello gli rispose. Dice, parole testuali, le ripeto, ho provato qualche volta a incazzarmi, ma sono stato male io, ho fatto star male gli altri e non ho risolto niente. Meglio prenderla in ridere. Queste proprio le parole che lui aveva detto. Marcello aveva questo spirito sicuramente. Noi peraltro abbiamo la fortuna di avere la registrazione che abbiamo fatto lì due volte, quindi è una bella testimonianza quella che abbiamo di lui, ma ci ritorneremo, perché nei nostri progetti c'era ovviamente quello di andare a vedere i posti nei quali Mauthausen, ma anche il sottocampo nei quali Marcello era stato, Più che altro è Interbrook. Ci andremo sicuramente, bisognerà andarci il prossimo anno, ma non importa, ci andremo con molta calma a rivederlo, perché il suo, come altri, sono esempi che dobbiamo in qualche modo tenere vivi, perché i ragazzi dicono molto, come ha detto la testimonianza di Sami Modiano l'altro giorno. Insomma, i ragazzi hanno bisogno di sentire. La fortuna adesso degli ultimi anni che queste testimonianze sono oggi registrate, no? Perché
fino a una ventina d'anni fa avevamo solamente libri, per carità, bellissimi, però oggi i giovani magari che non hanno voglia di leggere o che hanno qualche piccolo problema con i libri non hanno più scuse, no? Hanno anche YouTube, hanno anche le interviste ormai, ed è una fortuna che abbiamo avuto, no? Che nel passaggio dalla testimonianza diretta a quella indiretta è arrivato internet, no? Che ci ha permesso di salvare per sempre queste immagini, di essere veramente accessibili. Non ci sono più scuse di non voler sapere o di non voler leggere. Non mi piace leggere, non mi interessa il tema. E beh, oggi però ci sono anche dei film, ci sono delle interviste dirette, no? Questa è una grande ricchezza. Certo. No, sicuramente sì, sicuramente sì. Però, dicevo, torneremo lì, ci andremo magari insieme, se verrete anche voi come famiglia, ci torneremo perché dobbiamo in qualche modo tornarci e magari portare dei giovani lì a toccare con mano quello che è stato. Più che altro portare i giovani, perché come si diceva prima, sui libri è una cosa, mentre invece l'impatto con la realtà è un'altra. Certo, è completamente diverso. Sì. Certo. Allora, io intanto la ringrazio per essere stata con noi e la disturberemo ancora, lo anticipo già, perché ci saranno ancora curiosità e cercheremo di collegarci in qualche modo proprio da quella realtà per ricordare Marcello in qualche modo. Stiamo organizzandoci. Ringrazio Diego da Cracovia, che è la nostra guida e che ha dialogato con lei. L'appuntamento è al prossimo incontro, dove sentiremo ancora pillole di Marcello, perché per noi Marcello c'è. Tutte le volte che vogliamo rivederlo mettiamo un pezzettino della sua intervista e quindi ce l'abbiamo, e ci ritroveremo per cercare di far capire ai giovani non solo quello che loro hanno vissuto, ma quello del quale voi avete dialogato, cioè lo spirito con il quale hanno saputo riprendersi e lo spirito con il quale hanno saputo giudicare quei fatti della storia, che forse possono servirci anche a fare le scelte giuste per il futuro. Grazie per essere stati con noi. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie mille. Grazie.